Allora, io sto a Piazza San Giovanni, sono scesa da poco tempo. Mamma mia, c'è un sole stamattina, meno male, dopo dei giorni di maltempo. E niente, sto andando da... Mi abbasso un po' la mascherina perché sto da sola. Sto andando a prendere un caffè con mia cugina, Giovanna, la figlia della sorella di mio padre, zia Lucia. Vabbè, andiamo. Gerardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona giornata, buon martedì. Devo fare il caffè a queste due belle signore. Buona giornata, Grazie del arrivederci. complimento. Caffè arrivato. Buongiorno. Non vuoi dare un bel cotto? Cotto Li puoi mangiare. vado. Papà. Allora, eccoci qua, sono in lavanderia perché tra poco voglio mostrarvi dei prodotti che ho usato recentemente, in questo mese più o meno, quindi faremo una recensione sui prodotti promossi e bocciati che ho usato fino ad oggi. Ovviamente è un mio gusto personale perché poi ci sta chi si trova bene magari con un prodotto che a me non piace e viceversa. E quindi iniziamo subito. Però prima di iniziare, volevo dirvi che ho trovato il Lenor color oro in polvere, ma da perché del mio paese di Angri, da Bruno Ferraioli, Corso Italia. Lo vende un 60 centesimi in più, infatti l'ho pagato 8,50 euro, mentre Simone ce l'ha 7,90 euro, quindi un prezzo ancora più buono. Però era chiuso e non l'ho trovato. Infatti nello scorso video vi ho fatto vedere che ho comprato il Dash all'MD. Ottimo anche il Dash, però il Lenore, ragazzi, è pure l'ammorbidente, il color oro. Il celeste l'ho finito, mi è durato tantissimo tempo, quindi la polvere per me è eccezionale, più del liquido, quindi ho fatto anche una riscoperta della polvere che io non avevo mai usato, se ovvero qualche volta. Quindi sempre sto liquido, detersivo liquido, no, ragazze, la polvere è eccezionale. Quindi il Lenore è ottimo. E iniziando la recensione, che ho provato il Lenore, vabbè, ho buttato la confezione vecchia, la celeste, però vi posso dire che il Lenore è da provare. Grazie, è promossissimo. E comunque volevo ringraziare l'amica Adriana per avermi fatto sapere che anche Bruno Ferraioli avesse il Lenore. Grazie Adriana, Adriana Esposito, un bacio da parte mia. Poi un altro prodotto che ho finito che non mi è piaciuto, ragazzi, è fabuloso. Questo qua con il fiore bianco, non è quello là blu classico, è un altro tipo di profumo. Ragazzi, non mi è piaciuto. Il profumo non mi piace. L'ho provato per provare perché io sperimento sempre, sto sempre alla sperimentazione, però bocciato. Un altro prodotto che ho provato è sempre della Florian, prodotto che si trova all'MD, e questo inebriante al profumo di Argan. Per il profumo no, bocciato, perché mi piace la confezione rosa, il profumo del rosa è buonissimo. Argan non mi piace, quindi non lo ricomprerò. Poi passiamo alla recensione del Vanix Oxy Action. Ragazzi, è bocciato. Non toglie proprio niente, le macchie non si tolgono, quindi per me è bocciato il Vanish. Mentre promosso un altro smacchiatore, però della Nuncas, infatti si chiama Smacchia. È un preidratante per capi bianchi e colorati, elimina macchie, alimenti, sangue, frutta ed erba. Ed è vero, ragazze, l'ho usato in tanti tipi di macchie, veramente preidratandole con questo detersivo. Sono sparite, quindi promosso Nunca Smacchia. Un altro prodotto che vi faccio vedere è il DAT 5 bagno igienizzante. Ragazze, per me questo prodotto purtroppo è bocciato, ma non so, ci sono alcuni di voi che si trovano bene, per me non va bene, non mi piace come pulisce il bagno, non vedo quella pulizia bella profonda come lo è per... Quindi questo, ragazzi, bocciato, non lo ricomprerò.
Perché per me come pulisce Viacal. No, ragazze, il Viacal è il Viacal. Lo so, non è che io vado per le marche, ragazzi, io vado per dove mi trovo bene, dove vedo la pulizia buona. Perché ci sono dei prodotti del discount che io mi trovo bene, che infatti ricomprerò, che vi faccio vedere fra poco. Mentre questo qua, il Viacal, per me è imbattibile. Sul calcare, sull'igiene del bagno. Infatti, non lo cambio per nessuno. Infatti, c'è un prodotto che ho scoperto da poco tempo, che lo vende l'MD, è il DAT 5 WC Gel con candeggina igienizzante e sbiancante. Ragazze, buonissimo! Veramente sbianca. L'ho provato così, ho detto vabbè, fammi prendere perché di solito ho usato sempre il WC Net, però con bicarbonato ed è ottimo. Però ragazze, questo costa di meno, ma è davvero ottimo, quindi se volete provarlo, DAT 5 WC Gel con candeggina igienizzante sbiancante, ottimo, quindi anche questo è un prodotto del discount, ma è ottimo, quindi promosso. Poi un altro prodotto che uso da sempre è Ajax. Ragazze, Ajax è Ajax, buonissimo, promosso. Lo promuovo da tanti anni e lo ripromuovo ancora, quindi è ottimo. Poi un altro prodotto che ho finito è Alba Gel, un altro prodotto che viene promosso da Alfi, che è veramente buono sia per lavare il bucato, per lavare l'acciaio, il pavimento, è davvero ottimo. Quindi sia spruzzo per le macchie, sia per i piani cottura, sia anche lo spruzzo, eh. Poi ci sta sia Alba e sia Alga, che è la stessa cosa alla fine, però veramente pulisce bene, profuma, ottimo, quindi lo ricompro ed è promosso. Poi un altro prodotto che ho usato è il Nuncas Wit Marmo, Vinto Marmo, ragazze, promosso. Io lavo le scale con questo detersivo, ma è buonissimo. Lucida, non lascia aloni, ha un pH neutro, costa un pochino, però ragazze, vi dura tantissimo, tantissimo tempo perché ne basta pochissimo. Lucida, protegge il marmo, quindi per chi ha un pavimento, una scala in casa di marmo, ve lo consiglio, straconsiglio, buonissimo, che è della Nuncas. E poi un altro prodotto che io amo per la polvere, quindi un antistatico buonissimo, sempre della Nuncas, è Nuncas Casanove. Ragazze, questo mette sopra anche al pronto, cioè questo è unico per me. È ottimo anche questo prodotto i prodotti della Nuncas, ragazze, costano sempre un pochino in più in confronto agli altri. Però c'è da dire che se costano quel qualcosa in più, perché ne vale la pena. Quindi, e poi vi dura tanto tanto tempo. Per me, è un antistatico eccezionale. Non c'è paragone con il pronto, non esiste proprio. Quindi se vi va di provarlo, poi mi direte. E questi ragazzi sono i prodotti di questo mese che più o meno volevo farvi vedere, che volevo fare questa recensione. E se volete provare i miei promossi, provateli, per chi non li ha mai provati ovviamente, e poi mi fate sapere. Ah, ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze, insieme a voi, stacchetto, sta skincare. Allora, ragazze, questo è il mio cuore per voi, coreano. Allora, ragazze, io mi sono sciacquata tutto quanto, mamma mia, ragazze, qua ha fatto un po' di pioggia, mi sembra che ha fatto ancora di più il caldo, mo, con questa pioggia. Sembra che è aumentato questo calore. Mamma mia, ragazze, la dieta ancora non è pronta. Le analisi sono pronte, ancora non le ho ritirate. Appena il dietologo, il nutrizionista mi dà la dieta, poi vi faccio sapere. Mettiamoci il siero.
della Florence. Ragazzi, mi mette solo il siero e la crema, no, per carità. Mi sentivo un caldo in faccia, sembravo che stessi sudando, no, no. È Gerit, no. Non mi metto la crema, ragazzi, ma per un po' di tempo che questo caldo non metto la crema, mica mi escono le rughe. Andiamo, siero. Ho gli occhi, l'ho vertuto subito. Bello veloce veloce. Ci sta frange, ci sta si contento, non mi faccio l'intervento, faccio la dieta. E chi di acca? Indiana. Ci sta frange si contento, non faccio ciò, ha detto, ma ronne mi ci spiamo carop. Ha detto, speriamo che dopo mo non ti devo mantenere, ca che dovessi diventare Monica Bellucci. Ci sta frange, non ti preoccupare, sono sempre pure con qualche chilo in meno. Non succede niente, mi monta a testa. E chi leggevo le brice che poi mi sentiva Monica Bellucci. Questa frange. Questa roba mi mette un bello completo in intimo. Ma la fascetta del gatto, completo faccio. Mia, roba facciano pochi a gatto è morto, però solo con te, frange. Coppa a mano. Oppa mana, ormai sta mana, e meno male che c'è sta mana, che sta scorrendo ancora, ma non è mi. E comunque ragazzi, non vedo l'ora di iniziare, sta dietro mi pare che chissà che descrivo dottore, però, boh, non lo so, ci vuole il tempo. E comunque voglio segnarmi anche in palestra, da fare un po' di ginnastica. Ragazzi, voi che dite? È buono tenere anche il tapirulan a casa? Cosa dite? Perché due giorni a settimana vado in palestra, poi negli altri giorni è buono che uno fa tapirulan? Ditemi voi. Ma volessi accattare su tapirulan, lo vorrei comprare. Comunque, passiamo ai salutini e poi il proverbio napoletano. Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Salutini a sorpresa. Ah, ragazzi, scusate, voglio anche ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale. Siamo anche più di 3.000 iscritti, non so come ringraziarvi. Grazie che mi volete bene, grazie del vostro affetto. Un grande bacio da Alfi. Salutini a sorpresa, in questo video voglio salutare le amiche Tonia Sodano, Lina Zaffino dalla Calabria, Brigida Russo, Giusy Baule, Nancy R, Maria Arotta, Franca Pagagno, Maria Loporto, Susi Luongo, Susanna Schintu e Paola Bergo. E poi un bacio a tutta la mia community, a tutta la nostra community da Alfi. Proverbio napoletano, è meglio poco che niente, è meglio poco che niente. Questo proverbio sta a significare che in caso di necessità è meglio accontentarsi del poco che non avere nulla. Ci vediamo nel prossimo video a Casa di Alfi. Ciao!